4000 like per il prossimo episodio di Clash of Clans. Buona visione. Hai bisogno di gemme gratis? Clicca il link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, sono Kazuo-san e benvenuti in questo nuovo video di Clash of Clans. Dico off perché nel video precedente tutti che praticamente dicevano che io pronuncio Clash of Clans, però ragazzi, la pronuncia inglese di off si scrive off ma si pronuncia of, però vabbè, sono dettagli. Per non creare casini eccetera lo chiamiamo Clash of Clans. Ogni tanto però mi scapperà ovviamente Clash of Clans. Allora ragazzi, anzi lo chiamiamo proprio Clash, così ci togliamo il problema. Ragazzi, sono veramente euforico. Allora ragazzi, a parte gli scherzi, sono veramente contentissimo per il mega supporto. Mamma mia ragazzi, il video precedente di Clash of Clans ha fatto quasi 40.000 visualizzazioni e 4.000 mi piace, cosa che si può paragonare ad un video di Clash Royale. Vi ringrazio tantissimo. Quindi ragazzi, mi avete fatto capire che davvero supportate la serie di Clash of Clans, tutti i commenti positivi, moltissimi di voi mi hanno dato consigli su cosa potenziare eccetera, ho risposto un bel po' di voi, questo qui è il mio villaggio ragazzi e ho fatto un bel po' di upgrade. Ovviamente prima di registrare mi devono attaccare sempre, guardate qui ragazzi, proprio 5 minuti fa mi hanno fatto un 100%, 412.000 di oro, 280 di elisir e 2.478 di elisir nero. Non mi avvalorascio. Vabbè, a parte gli scherzi ragazzi, sono dettagli. Ho farmato tantissimo, sembra che ho poche risorse perché l'ho spese pochissimo tempo fa, perché ragazzi proprio ora vi comparirà la clip e come potete vedere ho potenziato la Tesla a livello 7, la prima Tesla l'ho messa a fare perché mi avete detto che la Tesla sono le prime cose da fare, e poi ho potenziato anche gli arcieri nel laboratorio a livello 6, visto che ho i barbari a livello 6 ho preferito portare anche gli arcieri a livello 6 che mi sono costati tipo 6 milioni di elisir. Gli arcieri si faranno tra 8 giorni e 19 ore. La torre bombardiera si è fatta, ma ce l'ho qui ragazzi perché sinceramente non so che disposizione fare. Intanto chiediamo il drago per la difesa e oggi ragazzuoli miei potenzieremo questa qui, guarda qui quanto è bella, la potenzieremo, la regina degli arcieri a livello 4 come avrete letto dal titolo, perché assolutissimamente voglio portarmi, come ho il barbaro a livello 10, voglio portarmi la regina al livello 10. Quindi ragazzi, oggi potenzieremo la regina, mi è uscito fortunatamente l'alberello anche qui. Vi ricordo ragazzi che se siete TH8 maxati, TH9 maxati e TH10 e 11 messi bene, potete entrare nel nostro clan. Scusate, anche TH7 maxati e TH9, TH10 e TH11 messi bene, potete entrare nel nostro clan Kazuo-san Crew. Questo qui è il tag, hashtag QY2VP9QY. Mi raccomando ragazzi, avete lasciato il like per supportare Clash of Clans, Clash of Clans. Se siete nuovi mi raccomando iscrivetevi, anche se siete già iscritti attivate anche la campanella delle notifiche in modo da rimanere aggiornati. Allora ragazzi, intanto una novità nel clan, abbiamo fatto anche un gruppo Telegram in modo da rimanere aggiornati su tutte le notizie del clan e metterci d'accordo. Ho fatto un bel po' di gemme perché stamattina mi è uscita la cassetta di gemme che ho raccolto, poi c'è stato l'evento Golem, ho ricevuto altre 30 gemme. Ora c'è l'evento salto, però non mi interessa perché si riduce soltanto il costo ma non mi dà premi come è successo con l'evento Golem, e poi tra 3 giorni inizierà l'evento stregone che non so se darà anche quello dei premi. Molto presto inizieranno anche le guerre tra clan, sicuramente porterò le guerre tra clan, fatemi sapere nei commenti se le volete, e ragazzi sicuramente dovete dirmi nei commenti che tecniche utilizzare, perché io nelle guerre utilizzavo o full draghi, quando ero full TH7 e TH8 utilizzavo sempre i draghi, oppure utilizzavo la go wipe, cioè golem, wizard e pecca, golem, mago e pecca. Però raga, non so se ora ste tecniche si utilizzano.
Voi direte, ho fatto un errore perché c'ho la Tesla, c'ho due Tesla a potenziare e ci avete ragione raga, ma purtroppo che ci devo fare? Mi hanno attaccato con i pack e infatti mi hanno sfondato. E però ora passiamo alla battaglia. Questo qui è il mio esercito ovviamente, barbari, arcieri e gigante. E passiamo con la battaglia ragazzi e poi potenziamo la nostra regina degli arcieri. Allora cerchiamo il villaggio, voglio trovare qualcuno almeno sopra i 300.000 di oro, 300.000 di elisir e vabbè dell'elisir nero più o meno non mi interessa perché ormai potenzio già la regina, però il problema è che non c'ho i reali ora nella battaglia. Allora ragazzi, ne abbiamo trovato uno anche se non ha tantissime risorse, anzi no, più o meno dai ci sta. Però non credo di riuscire a prendere tutto perché c'ha sta miniera e sto coso dell'elisir nero all'interno. Vediamo, allora, vediamo se il cannone colpisce l'arciere. No, piazziamo un arciere anche qui. Qui, ok, qui lo colpiscono e quindi qui facciamo così. Allora, qui c'è l'arco X, però non so sinceramente se sia scarico. Sì, è scarico. E qui, ragazzi, facciamo così, in modo da fare anche un po' di percentuale. Poi ci spostiamo nella parte alta, piazziamo due giganti e piazziamo gli arcieri. Ovviamente avrò un poco di difficoltà, ragazzi, perché non ho i reali. E i reali, in questi casi, per il farming, eccetera, mi danno una grandissima mano. Ci prendiamo anche sta roba qui. Vabbè, qui c'è la Tesla, non so se prendere il municipio. E allora, l'arciere ha fatto fuori qui. E noi piazziamo estrattore, scusate, barbari arcieri sull'estrattore. Spero di andarmi a prendere anche quella miniera interna. Vediamo, allora c'è l'arciere lì che fa fuori tutto. E raga, però sto in difficoltà perché non riesco ad entrare dentro il villaggio se non ho i reali, come vi ho detto prima. Quindi io direi di fare in questo modo, non so se l'ho sprecata, sì dai l'ho sprecata tantissimo, però credevo che il mortaio ci targettasse. Vabbè, ho sbagliato, ho buttato una cura, però più o meno non mi interessa, stavano fermentando le cure dentro il mazzo, dentro le carte, e sono rimasti questi due estrattori che però ragazzi sicuramente non riuscirò a prendere perché ci sono i mortai, le torri degli arcieri, quindi sicuramente è impossibile. Quindi raga, vi dirò, ci andiamo a prendere tutta sta roba qui, ci andiamo a prendere il municipio perché ora che mi ricordo ci serve per il bonus stella, quindi ci prendiamo il municipio e ce ne torniamo sul nostro villaggio perché ve l'ho detto, è inutile, non riuscirei ad entrare. Ok, il municipio quasi preso, sprecato anche un bel po' di truppe, però vabbè ci sta, non me ne frega. E se facessi il 50%, ci sta ragazzi, il 50%, 44, vediamo se c'è qualche altra cosa, se facciamo così, no, qui mi colpisce il cannone, qui facciamo così, 46% ragazzi, perché... Ah ok, c'è l'arciere che attacca il barbaro, ok, facciamo così, 48% e qui facciamo così, ok. Dovrebbe essere un 50%, 2 stelle easy a casa ci portiamo, però ora che ci penso andiamo a colpire anche quella cosa di elisir nero, sì, ok. Ecco lì ragazzi che colpiamo anche la cosa di elisir nero, non mi viene in mente il nome. Ok, ci siamo presi l'elisir nero, 55%. Vediamo se tante volte riusciamo a colpire anche la miniera. Dai, che forse ci prendiamo anche un poco di miniera. No, vabbè, sono finite tutte le carte. Ve l'ho detto, se avessi avuto i reali, mi sarei preso anche quel 75.000 di oro. Però vabbè, tutto sommato ci sta, 200.000 di oro, 235.000 di elisir, 810 di nero e non ho utilizzato tantissime carte. Quella cura, vabbè, l'ho sprecata. E a questo punto, ragazzi, io direi di upgradeare la regina degli arcieri a livello 4. Perfetto, ragazzi, la regina è bella che è addormentata e si completa tra un giorno e 11 ore e poi credo che inizieremo la guerra. Intanto ragazzi, io
qui togliamo qui e facciamo il prossimo addestramento. Me ne ritorno a farmare, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando un bel pollicione in su, cerchiamo di raggiungere 3000/4000 like visto il mega supporto che abbiamo ricevuto nel video precedente. Mi raccomando, iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanella delle notifiche e ragazzi vi ringrazio ancora per il mega supporto, condividete il video con i vostri amici, dai ragazzi, per quei pochi che ci sono di Clash of Clans, Clash of Clans, sono davvero contentissimo. Noi ci vediamo domani con un prossimo video, qui in alto a destra trovate il video precedente di Clash of Clans e niente ragazzi, qui da Casosano è tutto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao.